Ciao, sono Francesco Rigoli, questo è Kettlebell Specialist e in questo video ti farò vedere un Tabata workout di snatch con il kettlebell. Come abbiamo detto in tutti i nostri video dedicati al Tabata, è un protocollo di lavoro ad alta intensità che prevede 20 secondi di lavoro e 10 di recupero per 8 round, quindi un totale di 4 minuti. In questo caso utilizzeremo come esercizio lo snatch e cambieremo mano ad ogni set. Quindi quello che andiamo a fare è uno snatch con il power swing, quindi per l'hip hinge. Potremmo farlo anche per lo squat, ma in questo caso lo facciamo con il power swing. Questo tipo di lavoro dobbiamo cercare di farlo facendo più ripetizioni possibile. Ci sono tanti modi per fare più ripetizioni in una unità di tempo. Dovremmo per esempio accorciare la traiettoria, renderla più verticale, potremmo ridurre il tempo di stazionamento in lockout, ma in questo caso io ti consiglio, soprattutto se è una delle prime volte che approccio a questo tipo di lavoro con lo snatch, fai una esecuzione diciamo canonica, quindi arriviamo bene indietro e fermiamoci una frazione di secondo in alto. Quindi se possiamo usiamo anche un po' di magnesite, io ho già impostato la app per tenere il tempo, quindi appoggiamo la terra, mettiamo un po' di magnesite. Chiaramente capisco che a casa magari l'utilizzo della magnesite non sia possibile, in questo caso veramente asciughiamo bene la maniglia e teniamo un asciugamano a portata di mano, eventualmente si dovesse bagnare con il sudore. Quindi 20 secondi di lavoro, 10 di recupero, 8 round, partiamo. Riposa, via, recuperiamo 10 secondi, grande recupero, 2, lavora, riposa. Ok, facciamo in questo caso circa 9 ripetizioni in 20 secondi. Riposa, ho 9 ripetizioni in 20 secondi, sarebbero 27 al minuto, che non è male. Dai, siamo già al quinto round. Siamo già al sesto round, Tabata vola, non si sente neanche. Riposa. Non ti dà neanche il tempo di stancarti.
troppo. Uno. Ultimo round. Allenamento completato, hai visto? 4 minuti. Ora, questo lavoro è particolarmente intenso, soprattutto se l'avete fatto una volta e il vostro videomaker non aveva attaccato l'audio, quindi l'avete dovuto fare due volte, ok? Va bene, ma gli si perdona perché è bravo e perché ti fa spendere meno visto che ha fatto l'errore, ok? Quindi, 8 giri, 9 ripetizioni a giro, abbiamo fatto 72 ripetizioni, in questo caso con 24 kg, che magari se lo ripetiamo un'altra volta, due volte, comunque il lavoro non è male. E se hai sentito, la respirazione è sempre abbastanza naturale, quindi non è mai forzata, non c'è mai l'apnea. Questo ti permette di tenere i battiti un po' bassi, un po' più bassi, anche se alla fine chiaramente sarai stanco, come puoi notare. La traiettoria, come ti dicevo, potrebbe essere fatta anche diversamente per fare più ripetizioni. Cioè, ora quello che abbiamo fatto noi e che ti consiglio, come ti dicevo all'inizio, è andare bene indietro e fare un snatch canonico con un frazione di secondo di stop e poi riandare indietro. Ma se proprio sei bravo, bravo, ok, puoi accorciare un po' la traiettoria, inclinare un po' meno il busto, magari andare un po' in squat, fare una traiettoria più verticale, fermarti anche un po' meno su, e questo ti permette di fare più ripetizioni, ok? Quindi se tecnicamente te lo puoi permettere perché sei bravo e se a livello atletico, diciamo, di preparazione te lo puoi permettere, non muori mentre lo fai, ecco perché di solito tolgo la suoneria, allora possiamo farlo. In questo caso l'esecuzione diventa un pochino più in squat. In questo caso, come stavamo facendo prima, sono circa 27 ripetizioni al minuto, facendo insomma magari in squat andiamo circa 30 e qualcosa al minuto, ma già 27 al minuto va bene, cioè 9 ripetizioni in 20 secondi va già bene. Quindi, l'altro tipo di esecuzione sarebbe questa, ma ti sconsiglio di farla, eventualmente la fai più avanti. Partire e farla così. Quindi la respirazione si sente sempre per non andare in apnea. Il movimento è più verticale, è un po' più squattato, utilizziamo di più questo sollevamento della spalla utilizzando anche un po' il tallone, tiriamo anche un po' più di braccio, ma andiamo comunque sempre ad incastrare per avere quell'attimo di riposo nell'avambraccio. La discesa è sempre uguale. Quindi provalo e eventualmente recupera un minuto e due quando hai finito tutto il blocco e lo ripeti un altro o due volte. Provalo, fammi sapere se com'è andata nei commenti, se hai bisogno di qualche spiegazione mi scrivi sempre nei commenti, metti like, se il video ti è piaciuto magari condividilo con qualche tuo amico che sai che sarà una conichetta perché magari vuole provare questo tipo di Tabata. E iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché non l'hai ancora fatto, e clicca sulla campanella per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricordati
Se pensi al kettlebell, pensi kettlebell specialist.